Bentornati sul canale di Devi. Ragazzi, Ranked Battle. Ho già detto tutto, quindi 7 contro 7, 2 corazzate, 2 incrociatori, 3 cacciatorpedinieri. Vediamo se andiamo tutti su Bravo. Dobbiamo stare attenti alla Belfast. Bugia, scusate, all'Atlanta. La Belfast fortunatamente gioca con noi. Allora, andiamo sul settore di Bravo. La Shira tecnicamente potrebbe anche andare sul settore di Alfa, lanciare i siduri, fare il solito giochetto, però non deve farsi affondare, altrimenti poi non serve praticamente a nulla. Nagato Gnesenau, Gnesenau, Gnesenau. Guadagniamo qualcosa per quanto riguarda gli HP, però le corazzate ovviamente hanno i siduri, quelle tedesche. Nagato purtroppo non ne ha. Andiamo a cappare il più velocemente possibile. Velocità, come vedete, quasi raggiunta al massimo, 48,7. Con le bandiere e tutto il resto, insomma, arriviamo a 48,7. Andiamo immediatamente sul settore di Bravo. Cerchiamo di prendere il primo punto di cappo. Gnesenau spottata. Spero che le giapponesi sappiano quel che fanno. Eventualmente, ok, dai. Andiamo immediatamente sul settore di Bravo. Sappiamo che c'è qualcuno lì. Potremmo anche provare un lancio di siduri. Siamo spottati. Vediamo destra e sinistra. La man, ok. Ok, no, eccolo. Aspetta, aspetta, aspetta. Indietro, indietro, indietro. Vai indietro. Indietro e lancio siduri. Indietro e lancio siluri. Ok. Così. Così. Ok. Vai. Siluri in arrivo, mi sa. Ok. Primi danni, però ovviamente fondarlo altrimenti non faccio, non serve a nulla. Ok, siduri in arrivo. Siamo spottati, ce ne freghiamo. Relativamente parlando. Ok. Tranquilli, l'ho visto il cacciatorpediniere americano. Sto cercando di andare effettivamente sul. Come dire, vorrei invogliare il cacciatorpediniere a venire. Ok. Dai, 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 sì. Ok, l'altro. Siluri pronti. Siluri, 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 siluri. Abbiamo perso una nave. Non ci demoralizziamo se perdiamo una nave, ovviamente. Continuiamo a fare il nostro lavoro. Eravamo partiti abbastanza bene perché avevamo la possibilità di distruggere quel cacciatorpediniere avversario, però alla fine non è andata come doveva. Un incendio, poca roba. Dai ragazzi, concentrati. Continuiamo a sparare, siamo a 13.000 danni, pochino. Abbiamo sempre il cacciatorpediniere Man qui dietro. Ragazzi, Ok, dai. Andiamo adesso. Dai. Dai. Ci sta qui, eccolo, eccolo. Ora o mai più. Ok. Punto di cap libero.
Ho bisogno del fumo, 40 secondi, troppo tempo. Dai, dammi il fumo. Non posso stare troppo scoperto. Eccolo là, cosa succede? Ok, invisibile. Troppi danni mi sono preso. Purtroppo lanciamo, lancio preventivo. La cosa importante è che ho distrutto il cacciatorpediniere avversario, quindi alla fine ho dato 10.000 HP, però ho portato la kill a casa. Vediamo il lato positivo. Massima velocità e viriamo. Ok, dai, la nostra Gnesenau alla fine sta abbastanza bene, la friggi tutta la vita. Abbiamo una nave in più, però dobbiamo spingere. Loro hanno, se ho visto bene, la Shiratsuyu con poca vita. Ragazzi, adesso. Ok. Fuoco. Attenzione ai siluri però, eh. No, mi devo muovere. Ci sono i siluri. Ci sono probabili siluri in acqua. Eccolo. Ragazzi, sulla Figi. Ok. Buono. Anche se i colpi non vanno, diciamo, come dire, era difficile questo colpo, però proviamo lo stesso. Massima velocità, non ci facciamo fregare così banalmente. Sarebbe il colmo. Via, siluri. Penso che lui comunque andrà a virare. 1 minuto e 20. Quelli là sono mezzi morti. Dobbiamo assolutamente affondare la corazzata. Sono mezzi morti. Eh sì che vira. Loro hanno un cacciatorpediniere molto basso, l'ho visto prima. Eccolo, 2000. Sono sempre complicate queste ranked, non c'è niente da fare, nulla è facile. Siamo spottati, porca miseria. Siamo spottati, maledizione, eccolo. Ora mai più, una kill. Ok. Ragazzi, se riesco a scappare dalle grinfie dei nemici, sarebbe una cosa molto buona. Massima velocità. No, perché sei finito proprio adesso? Non posso sparare neanche mezzo colpo, altrimenti sarei spottato. Ragazzi, concentrazione, ci dobbiamo concentrare ancora. Dobbiamo aumentare la concentrazione perché non abbiamo assolutamente vinto. 5 contro 3 non è vinta. Akazuki 79.000 e Belfast ha appena preso un bel colpo. Ci vuole qualche magia della nostra corazzata. Affermativo. Ragazzi, che tensione le Ranked Battle. Devo essere sincero, molta tensione. Non lo so. Lo giochiamo così. Voi direte perché? L'ho messo un po' male il fumo, devo essere sincero. Ragazzi, iniziamo a sparare, dai. Iniziamo a sparare e via.
Se i siluri vanno a segno, una kill per Devi, però. Ok, adesso via, 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 siluri, siluri, siluri. Continuiamo a sparare. Fuoco, fuoco, dov'è il fuoco che mi serve? Dov'è il fuoco quando serve? Abbiamo bisogno di più potenza, dai, dai, almeno un siluro. Dai, 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 che lo becchi, dai, 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 almeno quello posso... Il secondo. Ottimo. Grazie. Dai ragazzi, dai, dobbiamo affondarlo. Le ranked battle è una questione di attimi. Se non sfrutti l'attimo non ce la fai. Altri siluri in acqua. Un nuovo incendio sarebbe fatale per quella nave. Vediamo. Vediamo. Ottimo. Ok, dai, sarebbe stata un'altra kill per Devi, però non me ne frego assolutamente nulla. L'importante è aver preso la kill. Poi se la prende qualcuno della squadra, ma chi se ne frega. Bisogna assolutamente muoversi. Hanno la mana, poca vita. Gnesenau dovrebbe essere lì dentro, quindi la cosa che posso fare è allontanarmi, aspettare il fumo che venga, che si dissolva, e poi provare anche forse una cattura. 50 secondi per il fumo. Lanciamo i siluri in maniera sempre preventiva. Eccolo, infatti è abbastanza vicino lui, però non sparo. Non ce n'è bisogno di sparare. Devo cappare se riesco. Ok, interrompiamo i punti avversari. 41.000 danni per il momento. Alla fine sono abbastanza soddisfatto. Non sparo perché c'è anche la mana che potrebbe affondarmi, quindi lascio fare alle navi che hanno più punti vita di me, anche perché io sto cappando. Quindi facciamo così. Non ha senso rischiare. Ragazzi, non mi stancherò mai di dirlo, non rischiate inutilmente. Ovviamente poi se la partita vedete che immagini lo affondo io. Stavo per affondarlo, 42 di vita. Dicevo, bisogna essere sempre sicuri al 100%, però mi rendo conto che spesso e volentieri le ranked battle sono fatte di occasioni. E anche ci vuole tanta fortuna, ci vuole anche fortuna. Sicuramente l'abilità fa parecchio, però la fortuna anche, ve lo posso assicurare. Un colpo penetrato, un incendio in più, in meno, tutto conta alla fine dei conti. Sicuramente, secondo me, una delle svolte della partita è stato il punto di cap che ho conquistato distruggendo il cacciatorpediniere nemico che era appunto dietro l'isola, la roccia su Bravo. E poi ovviamente complimenti anche alla squadra, perché se la squadra non gira può essere forte quanto vuoi, ma non vinci. 4 kill della Belfast, complimenti, davvero complimenti. Io mi ritengo soddisfatto della mia prestazione. Alla fine penso di aver dato un contributo alla vittoria. Quel cacciatorpediniere penso che non possa fare nulla. 5 contro 1 è impossibile. Tutti i punti di cap. Direi che la stellina viene da noi. Aspettiamo semplicemente la fine della partita e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Cosa ne pensate di questa partita? Ovviamente poi in chat ne leggo tantissime, ne leggo davvero tante. Ne leggo davvero tante. Vediamo i risultati post scontro in pochi secondi. Infatti quello che non stanno capendo è che può salvare effettivamente la stella. Io neanche lo sparo perché effettivamente posso dare la possibilità a quel giocatore di salvare la stellina, quindi, e anche volendo sarebbe un tiro abbastanza complicato e al limite. Vediamo i risultati post scontro, cosa vanno, cosa dichiarano. Allora, innanzitutto dammi immediatamente la stellina. Cioè, proprio sbrigati, prima di subito, dammi questa stellina maledetta. Abbiamo guadagnato 293.000 danni, e magari 293.000 crediti, 4.979 esperienza, 249 libra, 41.000 danni, 91 hit, un siluro, 2 critici, 2 navi, 2 incendi, una falla, 2 assist nella cattura della base. Siamo arrivati secondi con 1.659 punti, complimenti al primo classificato con 4 kill.
rapporti dettagliati abbiamo, come dire, sparato alle navi visibili. Crediti guadagnati, levate le varie spese, 179. Bene ragazzi, il video finisce qui. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al mio canale in modo tale da non perdere nessuno dei miei aggiornamenti. Lasciate mi piace, aiuterebbe tantissimo il canale. Se potete, passate anche dalla pagina Facebook e condividete il video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!